Ciao, qui Liprandi. Ciao, qui Sofì. Abbiamo davanti un assaggio della nuova collezione Dominatori dei Mari di Animal Discovery. È enorme, quindi abbiamo fatto un po' di salti mortali per inquadrare. Non si tratta di bustine da edicola questa volta. Ma è un periodico. È un periodico, e se ne accorta lei, io. Non mi ero accorto che questa cosa non fosse una bustina da edicola. È un periodico, quindi sono una cinquantina di uscite, lo leggiamo bene qua dietro, settimanali, in cui scopriremo un pochino di, vabbè, un sacco di segreti di chi popola il mare, e in ogni uscita troveremo un pupazzetto che in realtà è di Sbabam, quindi è una pubblicazione di Hobby & Work fatta in collaborazione con Sbabam. Il prezzo della prima uscita, che è quella che abbiamo qua in mano, è di 2,99€, il prezzo promozionale. Quelle successive saranno, vediamo se riusciamo, costeranno invece 6,99€. Beh, non ci resta che aprirlo, così togliamo anche un pochino di cose ingombranti da davanti. Prima uscita, vediamo subito cosa abbiamo. Abbiamo il nostro delfino che cambierà colore in acqua calda, quindi dovremo collaudarlo. E questa è la pubblicazione vera e propria, quindi il fascicolo con tutti i segreti di questi animali fantastici. Apriamo. Sì. Qui davanti. Ah, qui davanti. Certo, è sempre più difficile. Allora, tu tieni? Io tengo. Allora, c'è un po' di colla. Via. Il delfino si è staccato. Va benissimo, allora io sposto questo qui, vediamo se riusciamo a cambiare un pochino di quadratura senza fare danni. Ok. Stiamo liberando il delfino. Vabbè, dai, è bello morbido, lui appunto cambierà colore, ha delle sempre gommine dentro molto piccole. Ah, ok, sono delle palline, dici? Sì. Sì. E poi ci chiedevamo che cos'era questa sorta di dischetta. È sofficissimo lui. Sì. Anche più di come siano di solito. Allora, ecco qui, c'è scritto il peso. Uno schedino, ok, peso 100 kg, lunghezza 2,5 metri. Aspettate, ed è scritto anche in altre due lingue. Giusto, c'è l'inglese e il spagnolo, credo. Persa. Aspetta. Oh no, adesso... No, è finita nelle profondità dell'oceano. Oh! È un problema. Aiuto! L'ho ritrovata. E adesso però mi è rimasta la mano incastrata, non riesco più a toglierla. Comunque, con ogni personaggino, con ogni animaletto abbiamo anche una schedina, quindi, che ne riassume le caratteristiche, quindi fa parte della collezione, la teniamo anche lei con il nostro, stavo per dire, pescetto, ma naturalmente sappiamo benissimo che il delfino un pesce non lo è. Allora abbiamo anche il fascicoletto. Prendiamo il nostro delfino, intanto lo mettiamo qui. Flipper, l'imitazione del delfino era gratis. La allora, prossima qua... volta ve l'offro. Ah, ci sono anche dei premi. Allora, 50 fantastici fascicoli. Probabilmente questo facendo l'abbonamento, dato che appunto... Sa di sì. Con il primo invio, ok, se fai l'abbonamento, con il primo invio il lunchbox, un fantastico lunchbox termico per portare il pranzo o la merenda dove vuoi tu. Non mettiamoci dentro carne di delfino, no, ovviamente. Poi con il terzo invio lo zainetto, un pratico zainetto per il tuo tempo libero, quinto invio la borraccia. Sì, e poi proprio vediamo che nelle prime almeno 4 uscite, ognuna ha una particolarità, nel senso che la seconda uscita brilla al buio, quella ce l'abbiamo, quindi poi la proviamo. Cambia colore in acqua anche la terza. E poi c'è l'orca. L'orca che ha le acque water beads, che vuol dire perle d'acqua, diciamo così. Perle d'acqua, non perde acqua come lei aveva capito prima. Perde acqua. E comunque è un effetto molto particolare. Perdere acqua. Invece cosa c'è nel nostro fascicolo? Ora, il delfino. Un bel primo piano del nostro... Delfinone. Delfinone. E dentro in realtà sarebbe tutto da leggere. Il delfino è un predatore, ma il più grande mammifero marino predatore è l'orca. Infatti, questo ve lo dico io,
Noi la chiamiamo orca, in inglese la chiamano killer whale, addirittura la balena assassina. Poi, ci sono un sacco di delfini diversi. Poi qui ci spiega quali sono le parti del suo corpo, quali funzioni hanno. Poi, no, non sono uova di delfino queste, mi raccomando, i delfini non fanno le uova. Allora perché hanno messo... Il delfino può posare fino a oltre 3300 uova di gallina. Cioè abbiamo usato l'uovo di gallina come unità di misura. Ma adesso la domanda è: quanto pesa un uovo di gallina? Un uovo di gallina? Pesa la 3300esima parte di un delfino. Giusto. Allora, qui abbiamo anche un giochino e poi anche le differenze. Obey Work for Animals, naturalmente c'è un messaggio importante, quello di non buttare in giro rifiuti, perché non solo rovinano e distruggono l'ambiente di cui noi abbiamo bisogno per vivere, ma distruggono anche ciò di cui hanno bisogno gli animali. E poi, c'è sul test. Prossimo numero... Ah, vero, il test? Questo lo facciamo. Dunque, allora, che cos'è il melone del delfino? il rigonfiamento sulla fronte del delfino. B, l'organo che permette al delfino di respirare. Io direi A. Anch'io penso A. Che cosa mangia il delfino? Alghe e coralli oppure pesci e calamari? Pesci e calamari. Anche secondo me. Fritti di solito. Poi, dove vive il delfino Sotalia o Sotalia? A, nel mar Mediterraneo. B, lungo il corso del Rio delle Amazzoni. Potrei sbirciare le soluzioni che sono lì accanto. Ah no, no, non vale. Direi A. Io non ho barato perché sono puro di cuore. Forse allora, non ho guardato bene. Come si, secondo me è mare Mediterraneo. Quindi A. Perché Sotalia mi viene mettere a Spagna. Poi come si chiama il becco del delfino? Rostro o sfiatatoio? Questo è facile. Sfiatatoio. Allora, secondo te, lo sfiatatoio cosa ti viene in mente? Al buchino. Sarebbe buchino. Quindi allora il rostro. Ecco. Vabbè. Qui il rostro è la punta delle barche anche. Lo squalo è A, carnivoro, B, vegetariano. Ma non si sta parlando di... Ah, perché ne parla prima. È nel test. Allora carnivoro. Ah, no, lo squalo vegetariano voglio vederlo. Con quei denti. Vediamo. Benissimo. Se abbiamo fatto... In realtà le risposte giuste erano A per il prima domanda, quindi era giusto di gonfiamento. Poi B, mangia pesce e calamari, giusto. Dove vive B? Lungo il corso di Rio delle Amazzoni. Abbiamo sbagliato tutti e due. Quindi io tu hai sbagliato sbirciando. Ma no, perché era un tipo di delfino, non il delfino classico. Ma hai sbirciato, non devi interpretare la domanda. Vedi, a volte avere gli occhi dritti aiuterebbe. Poi, come si chiama il becco del delfino? Abbiamo detto che si chiama rostro, lo sappiamo. Lo squalo è Lo squalo, guarda che ha scritto B. Vegetariano. Sono senza parole. Ma forse c'è stato un errore. Ma quindi ce lo fa solo per divertimento di mangiarsi la gente? Io l'ho visto il film Lo squalo, e non si mangiava le carote. Ma poi capiremo. Vediamo la seconda uscita, che è sullo squalo. Così scopriremo i segreti di questo misterioso vegetariano con 60.000 denti aguzzi e seghettati. Allora, a volte incontri dei sedani particolarmente difficili. Apro io questo? Sì, io apro. Visto? Non sono riuscito. Ci siamo. Questo è il nostro scoletto e questa è la nostra carta riassuntiva. Allora, e lo squalo bianco pesa una tonnellata. Allora, se non sbaglio, in realtà lo squalo è uno di quegli animali che continuano a crescere per tutta la sua vita, quindi
potrei mai chiedergli più. Comunque sia, una tonnellata è lungo 7 metri, è enorme. Mm-mm. Eccolo qui. Di nuovo, sembrano più fini degli animaletti di solito, dedicano un pochino più sottili e più morbidi. E profumano come quelli di Nicola. Sentiamo, prova. Yes! Piano che è vegetariano, ma sì, potrebbe mangiare. Profumano, buoni. Fammi sentire. È dolcissimo. È vegetariano. Giusto. Sbabam, glielo leggiamo sul culetto. Mettiamolo qui. Ok. Lui deve brillare al buio, quindi tra poco lo metteremo alla prova. Ed ecco invece il fascicolo allegato. No, il mostriciattolo che è legato al fascicolo. Lo squalo bianco. Un bel posterino, se vogliamo. Poi, che cosa mangia? Carne, pesci e invertebrati. A volte anche tartarughe e mammiferi marini. È il nuovo soprattutto... essere vegetariani. Ma soprattutto carote, humus di ceci e poi i fiori di zucca impanati. E lì saputo che ne va. Poi c'è lo squalo tigre, detto lo spazzino. Però vedi che ingoia anche le lattine, povero. No, poveretto. Lui non lo fa apposta a mangiare la carne in scatola, capito? Poi, allora, alcune specie che sono in tutto più di 400 possono sfiorare i 20 metri di lunghezza e le 20 tonnellate di peso, come lo squalo balena. Mamma mia. Metti il tuo squalo vicino alla luce del sole, brillerà al buio e tra poco lo sperimenteremo. Guarda che bella foto della pinna dello squalo. Allora, le uova misurano poco più di 15 centimetri, alla nascita misura circa un metro. Sono molto 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 perplesso. Che cosa? Ah, ok. No, perché le uova in realtà non le vediamo. Perché lo squalo, anche se è un pesce, partorisce come noi. Ah, perché l'uovo si schiude dentro. Mm-hmm. È particolare. Le uova restano all'interno del corpo della mamma, dove si sviluppano e si schiudono. Così rimangono protette dai predatori. Cioè, pensate che lo squalo si protegge dai predatori. Chi potrebbe predare uno squalo? Ah, poveri belli, i vetti sono delicati in realtà. Mamma squalo può così spostarsi liberamente. Bene, bene, bene. Bravi, bravi squaletti. Qui abbiamo uno dove ci spiegano quali sono le funzioni delle parti del suo corpo. Lo sguardo tipico da vegetariano. Poi i giochini, qui abbiamo le differenze. Ma noi vogliamo andare a vedere se c'è un altro test. Poi qui c'è una motocicletta che mi sembra... Allora, in fase di caccia lo squalo bianco è veloce come un motorino a tutto gas. Ecco qual è il nesso. Test, siamo pronti? Uh-huh. Non ci provare. Olè. Allora, che cosa mangia lo squalo bianco? A, frutta e verdura, B, carne, pesce e invertebrati. B. Siamo d'accordo. Come sono i denti dello squalo? A, seghettati, B, arrotondati. Dove vive lo squalo bianco? Nei fiumi o negli oceani? Sì. Negli oceani. Qual è lo squalo più veloce? Il mago dalle pinne corte o lo squalo elefante? Non lo so. Sarei tentato di rispondere A. Anche io penserei così. L'elefante uno non pensa alla velocità. A che cosa servono le branchie? A, a respirare o B, a fiutare le prede? A. Bravi. Cos'è che aveva le prede? No, ha un olfatto molto molto sviluppato lo squalo. Giusto. Sì, sì, sì. Però penso che gli odori li senta con le narici, visto che li abbiamo lì davanti. Sì, sì, sì. Poi, qual è l'animale più grande della Terra? Lo squalo baleno o la balena o tela azzurra? Baleno. Sì. Squalo baleno. No. Balenotte? Sì. Secondo me sì. Poi dipende da quanta verdura ha mangiato lo squalo baleno. Lo scopriremo. Lo scopriremo. Allora, abbiamo prima domanda: cosa mangia lo squalo bianco? Frutta e verdura? Gattino S.
siccome ha... Scusate, io sono molto perplesso. Scolo bianco, dove lo scolo? C'è un problema di alimentazione dello scolo. Scolo bianco, cosa mangia? Tutto, tutte le cose che hanno il sangue dentro. Però io non lo so, io sono molto molto perplesso. E va bene. Allora, lo scolo confonde spesso i solfisti distesi sulla tavola con una parmigiana di melanzana, con le foche, animali di cui va ghiotto. Ah, vabbè, io non... Sono molto molto confuso, signore, signore, signore. Poi, andiamo avanti. B, come sono i denti lo squalo? Seghettati o arrotondati? Arrotondati. Noi siamo molto molto perplessi. A meno che non sia la soluzione di Gio. No. Poi, dove vive lo squalo bianco? Ah, nei fiumi, B, negli oceani. Negli oceani, su questo siamo d'accordo. Ok, va bene. Poi, qual è lo squalo più veloce? Il maco delle pinne corte o lo squalo elefante? Che domanda è questa, la quarta? A, il maco dalle pinne corte. Ok, ho azzeccato. Perché abbiamo 5 risposte a queste domande? Benissimo. Proviamo. Mettiamo subito alla prova. Io non sono in grado di utilizzare questi test. Qualcuno di voi sarà più sveglio di me, avrà capito e ci vorrà spiegare magari sui social come si utilizzano. Vediamo il nostro squalo vegetariano brillare al buio e il nostro delfino cambiare colore in acqua. Ci siamo spostati in un'altra stanza dove potremmo avere il buio, perché dobbiamo vedere se il nostro squalo effettivamente è fosforescente. Sembra già di sì. Tra poco chiederò a Sofì di spegnere la luce. Tra poco vuol dire adesso. Grazie. Poi tra poco spegnerò anche la mia lucetta speciale e io ho già visto che in realtà brilla benissimo questo squaletto, ma stiamo per averne conferma. Bene, ho spento la luce, sembra una lampadina. Wow! Adesso dobbiamo controllare che il delfino cambi colore in acqua calda. La nostra acqua è un po' tanto calda, quindi sarà un po' folle. Sì, quindi potremmo rischiare di lessarlo. Tra l'altro vedo che il colore che viene in video non c'entra nulla con quello vero, vedi? È più sul viola in realtà, quello che ho in mano, qui in video sembra blu blu blu. E dobbiamo, vedete lo sguardo un po' perplesso perché l'acqua è troppo calda e il delfino non è proprio convinto di volerci si tuffare, ma noi... Vai Flipper, vai! Però vai Flipper, dopo aggiungiamo anche le carote e le patate. Ah, si sta schiarendo un po', diamogli tempo, si schiarisce. Un pochino sta... Sì, 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 vedete, già, si vede un pochino. Voilà, la divisione di colore. Eccolo qui. Si è schiarito il nostro Flipper. Quindi ha funzionato. In realtà è diventato praticamente rosa. Nel video ovviamente il colore è uscito un po' diverso perché... Boh! Però funziona. Bravo Flipper. Bene, così abbiamo visto i primi due numeri della collezione Dominatori dei Mari di Hobby & Walk in collaborazione con Sbabam per la serie Animal Discovery. Li troviamo in edicola, il primo numero costerà 2,99€, dal secondo in poi invece sono 6,99€, saranno 50 uscite ed è un periodico, non bustine, significa anche che non rischiamo di trovare doppioni. Impressioni? No, sono fatti carini, poi comunque il fascicoletto è molto grazioso, secondo me. Sicuramente ci siamo divertiti. Sì. Con i nostri test alla fine. Quindi, ok, pollice alzato, lui brilla benissimo, quindi chiaramente il mio preferito. Poi adesso che ho scoperto che non morde. Possiamo benissimo andare negli oceani a nuotare tranquillamente. Esattamente. Senza problemi. Assolutamente. Molto molto bene, a parte che non so nuotare, ma non fosse quello. A posto. Andrei di sicuro. Grazie a tutti, potete cliccare su mi piace se il video vi è piaciuto, cliccare sul bollino blu del canale di Prandi per iscrivervi, ci sono un'infinità di video sui giocattoli di ogni tipo. E a presto, ciao! Ciao!